Grazie molto, professor Savorelli. Noi abbiamo davanti altre due relazioni e una larga discussione. Immagino quindi ci prendiamo 10 minuti, non più di 10, di pausa. Grazie. Complimenti. Marxista di croce e oltre. Prego, professor. Dopo le due belle, impegnative, ricchissime di dati, di notizie, di Beppe Vacca e del nostro... Sì. Di cui abbiamo finito di chiacchierare adesso e parlavamo appunto di come queste, diciamo, iniziative, ricordi, commemorazioni e valutazioni, diciamo, dell'operosità di Garenne siano state ricchissime. Io considero ovviamente, come consideriamo credo tutti, il convegno fiorentino del marzo dello scorso anno, che apriva in modo solenne, anche col capo dello Stato allora, ad inaugurare i lavori, e che poi si sarebbe chiuso, se ne già accennava allora, con un convegno di conclusione. Sono per me, come dire, le due date di queste celebrazioni gariniane. Sappiamo però che tra queste due grosse date, grossi riferimenti, diciamo, no, delle celebrazioni gariniane, sono intervenute due altre interessanti e motivate iniziative. Quella della scuola ormai di Pisa, che ricordava Garenne e Luporini, perché c'erano le due biblioteche offerte e per cui si pensava di porre in rete, come si programmò, aveva anche un aspetto tecnico-organizzativo, oltre che squisitamente, vorrei dire, scientifico-culturale, di mettere in rete i cataloghi, mettere in rete, insomma, organizzare, no, tutta quella ricchezza di lavoro. Garenne vi aveva insegnato per un decennio, aveva concluso la sua attività di docente, che non è cosa secondaria, forse bisogna anche ricordarlo un po' di più di quanto non accade, questo senso della responsabilità nei confronti degli studenti, del suo operare anche politico-culturale, insomma, voleva essere capito dei suoi studenti. Io non l'ho avuto come professore per ragioni d'anni, ma insomma un po' l'ho visto in qualche anno napoletano con cui venne con più frequenza a un certo punto, che anche questo fu significativo. È venuto in alcuni anni napoletani sino a 3-4 volte all'anno, insomma, ecco, no? Quindi allora hanno potuto vedere anche rapporti con gli studenti, rapporti con i colleghi. E poi c'è un fascicolo molto significativo della rivista storica, no? Della Sansoni, quella diretta da Torrini. È una rivista che è stata diretta da Garenne, credo, dalla fine degli anni 70 sino alla sua scomparsa. No, dall'80 forse è troppo presto, no? Sì, insomma, forse quasi un ventennio pieno, anche più, ecco, sì, di direzione di quella rivista, quindi era anche molto motivato che ci sia, anzi questa viene ancora un po' ravvicinata, vorrei dire, a questa iniziativa, per cui è vero che bisognerà accelerare la consegna delle relazioni, è sempre un'esortazione fondata, ma come dire, ancora un patrimonio, anche bibliograficamente ancora non digerito, non potuto consultare, quello dei 10 saggi che ci sono. Questo è un momento nel quale io mi permetto di ricordare queste cose perché comincia a essere anche un fatto di cui valutare l'oggettiva importanza. Nell'ambito di un anno si è avuto un volume, no, una quantità, devo dire, di iniziative per Garenne, beh, francamente, molto notevole, chiuse entro un anno. Era quello del centenario, ma era quello che rispondeva forse anche a un bisogno variamente sentito e motivato dalla vita civile, dalla vita culturale e dalla vita intellettuale italiana. Dopo, ripeto, Tassavorelli, con la sua relazione così serrata, dopo alcune indicazioni di massima che avevano anche un valore di strategie politiche, diciamo quelle che ci ha illustrate
non è che abbia moltissimo da dire, ma mi sembrava di dover, in una fase un poco conclusiva, ci sarà ancora la giornata di domani del convegno della Fondazione Gramsci e della Treccani, che si sta chiudendo, insomma, questo ciclo di celebrazioni, chiamiamola così per intenderci, italiane. Ricordarle, connotarle e dire che è un'ultima, anche un disguido postale, per dire, io stesso, mi pare che di cui sei stata vittima anche tu della rivista, no? Sì, sì. Sì, poi sei, poi, sì, ma dice che, quindi, si è avuto nelle mani, insomma, da 2 o 3 settimane, perché cortesemente, non essendo giunto per via postale, è successo questa vicenda in più casi, diciamo, in un passaggio da Roma, di Torino me ne porto il fascicolo. Questo fascicolo, io ripeto, l'ho detto e ruberò, vorrei dire veramente 10 minuti, no, 5, per fare un ricordo di le pochissime cose che ho guardato, saranno due cartelle, perché mi pare che hanno però poi un significato che ci collega immediatamente anche al senso, all'operazione. In questo numero della rassegna del giornale critico della filosofia italiana, c'è una breve premessa in corsivo di Torrini che è interessante, della quale un po' dissento, volevo dirlo, e siccome si tratta di persone che hanno avuto grandi affiatamenti, grandi dialoghi con il maestro, e il giornale critico poi, insomma, no, è stata l'ultima casa di vivacità, diciamo, di partecipazione e di guida di una delle maggiori riviste di filosofia italiana, e comunque che era stata diretta da Gentile e da Garenne, quasi fa delle interruzioni molto brevi, diverse. Comprende, ripeto, molti contributi, che io non ho qui, ma insomma si tratta di una decina di contributi, non meno, dove c'è questa premessa di Torrini, il quale poi conclude un excursus fatto con molta sintesi, con molta informazione, con molta acutezza, devo dire, con una sintesi che io vorrei leggere, la chiusura della conclusione di Torrini, con cui queste decine di pagine che lo corsivo, una cosa da leggere, è soltanto un punto che io, su cui mi sono fermato. Si chiude così l'articolo, perché è un articolo sostanzialmente anche su una premessa. Come i suoi umanisti. Garenne rivolgeva all'antico domande che quello non si era posto. Non ne traeva risposte per il futuro e forse neppure le cercava. Qualche volta, e forse in qualche di questi contributi, si parla di in taluni momenti del lavoro di Garenne, che è un uomo che cerca, non sempre trova, continuamente cerca comunque, come dire, anche quando immediatamente non trova. E neppure ricercava. L'avere purtroppo vissuto gli anni più belli della sua vita, sotto il fascismo, rimase per tutto il suo lungo e operoso viaggio nel secondo Novecento una tara, un nodo irrisolto, che il presente non seppe mai sciogliere e sanare. Come vedete, io credo che questa conclusione è un po', come si potrebbe dire, duretta, un po' rigida, ma credo fondata, perché poi, come a me sorpreso di meno, perché qualche volta il rapporto con Torrini, così mi ha parlato talvolta anche di confidenze, di chiacchierate profonde di Garenne, si capiva che lui, insomma, il cuore della sua vita l'aveva passato negli anni al fascismo, e che questo era una cosa che aveva giocato sempre in lui, che rischiava di fargli fraintendere il presente, rischiava, la sentiva come un'ipoteca che era rimasta nella sua coscienza. Io, mentre pensando al rapporto Garenne di cui tanto si è parlato, no? Pensando, insomma, al rapporto che ha dominato poi tante parti di questo convegno e continuerà ad avere ancora nelle giornate una presenza non secondaria, Croce Gramsci, Torrini secondo me sbaglia, perché nel chiudere così asciuttamente questa cosa, perché anche richiama molto nel suo corsivo e sarà richiamato più volte l'esortazione gramsciana
di tenere sempre i conti, di fare i conti, vorrei dire, no? Con le idee, l'irrequietezza intellettuale e le forze reali a disposizione, tenere sempre questo nesso inscindibile, sottolineato spesso come nesso gramsciano, nel senso che vi è un'insistenza particolare a questo raccordo, e che a questo mancato raccordo c'è sotto quella severità, per così dire, di come il nocciolo, diciamo, no? Che non si era risolto. Io ho pensato sempre che quel rapporto, mica è un rapporto fisso, è un rapporto mobile, squilibrato ovviamente, sempre al suo interno. Prevalgono più le idee, assai poco, voglio dire, le forze reali operanti nella società, oppure le forze operanti nella società si muovono, si spingono e c'è povertà di idee. Insomma, come dire, è sempre un rapporto di cui tener conto, ma perché non può essere mai un rapporto immobile, fisso, di perfetto equilibrio. Sarebbe, si ferma la storia, starei quasi per dire, in un perfetto equilibrio, dicendo tanta cultura per tanta politica, tanto, ma insomma, che scherziamo, no? Se è così, io, ecco, questo nodo irrisolto, immaginate l'amicizia e la stima che ho per Torrini, se non penso che non l'ha pensata a lungo, io lo vedo non proprio una cosa che si debba un po' esibire, non so come dire, perché ha operato anche sotto quell'avvertenza gramsciana degli spazi che di volta in volta gli si sono offerti, e non sarebbe difficile poterlo dimostrare, dei rapporti politici che ha avuti nel paese, scarsissimi in una certa fase, molto larghi in un'altra, molto pieni, molto raccordabili e raccordati, insomma, e ognuno si è trovati gli spazi. Questo famoso spazio, uno spazio, insomma, come devo dire, che proprio nella vita di Garen si può vedere, dove c'è il ventennio fascista, in cui deve stare soltanto con i pochi colleghi antifascisti che sono nella facoltà fiorentina, insomma, deve tuffarsi proprio in altri momenti, no? Un uomo che mentre aveva attenzione per la vita civile, oltre che intellettuale, molto, e quindi è stata una sofferenza. Mentre in quello stesso articolo, in quello stesso fascicolo, e poi chiudo, passeremo ad altro, c'è un intervento ai quali un pochino gli attori di cose di filosofia sanno che di essere talvolta soggetti. Un centinaio di pagine, il saggio di Sasso. Il cui senso ultimo è molto bello, perché chiude il suo saggio con una citazione da Gramsci, se non vado errato, che dice: Gramsci è croce, punto. Alla resa dei conti, le due voci maggiori dell'Italia del Novecento, le più civili, proprio perché inconfondibili. Che ho detto, ho sbagliato, questi sono pensieri di Garenne, questo che sto leggendo. Citato da Sasso. Sì, sì. Anche perché inconfondibili. Al centro di un confronto che ha tradotto in italiano alcuni grandi temi della cultura contemporanea. Sasso, invece, poi chiosa con due righe. Tra queste due voci, convinto che l'una non potesse risolvere in sé e far dimenticare l'altra, che rimanevano in piedi entrambi, Gramsci e Croce, Garenne inserì la sua voce, che ebbe anch'essa il suo inconfondibile accento, che è una bella equilibrata conclusione, diciamo, di questa vicenda. Ora, il titolo di questa mia chiacchierata, come avete visto, non può che essere vario, ed è giusto che sia così, verso le fasi in cui poi sono stanchi anche i nostri interlocutori. Il senso complessivo del titolo qual è? La Briola e poi il triennio marxista, 96-97 cioè, e oltre, titolo molto generico che poi dirò anche perché poi si ferma sul biennio marxista, già voglio dire subito il mio pieno consenso a questo aspetto, ma poi penso che ce ne siano altri, della relazione di Savorelli. La disattenzione di Garenne per la Briola un po' perdurante, un po' lunga, in taluni casi inspiegabile. Per esempio, noi sappiamo che la piccola storia della filosofia, i due volumetti del 45, trattano di marxismo. Dove c'è il volumone dei generi letterari di Vallardi, che è del 47, sostanzialmente dice pochi cenni, diciamo pure Savorelli, che è ignorato la Briola, insomma, diciamo una cosa più esatta, è ignorato il marxismo e la Briola, secchi, assenti. Non so quali esigenze, non so Vallardi che vincoli aveva, è vero che aveva lavorato a questo volume
Garenne anche in anni precedenti, vorrei dire molto lontani dalla data di pubblicazione. Insomma, questo qua è sempre da dire. Però tu giustamente, Savarelli, hai osservato che questo silenzio poi ha avuto poi delle continuità, quasi questo silenzio, prima di aprirsi, come hai ricordato, nella grande prefazione, diciamo, no, del 1965, che io non la considero una cosa provvisoria. Secondo me è sempre il riferimento più grosso che dobbiamo avere, quello che è stato il rapporto tra Gramsci, marxismo, Labriola, insomma, lì sono 50, oltre 50 pagine meditate, insomma, no? Poi certo ci sono tante variabili e tante circostanze diverse, alcune delle quali stavano proprio nella relazione di oggi di H. Insomma, come si sono sfumate tante cose, ci sono vicende politiche che hanno un pochino accelerato, che hanno fermato, interrotto. E quindi, però, questo biennio marxista 96-97, io credo che può essere largamente dilatato, sia a partire di, sia ad andare dopo. È stato un po' più lungo questo biennio, che c'è certamente in quel biennio alcuni momenti fondamentali, diciamo, no? Degli interventi di Labriola. Devo anche dire che subito condivido una cosa che è detta spesso da Garenne, ma insomma che forse può diventare una cosa categorica. Tutta la maturazione civile e politica di Labriola è venuta sul campo, sul suo lavoro a Napoli, sul suo lavoro all'università, sul suo lavoro di pedagogia, diciamo, sul suo lavoro. Cioè uno che si è maturato, immerso in impegni sociali, in dibattiti civili, non per letture marziane, ma tutto oltre un ventennio di lavoro a Napoli di Labriola, e di essersi speso in una maturazione civile, morale, che poi ha dato un altro senso, ha dato anzi una pienezza di senso poi al momento, no, in cui entra in rapporto col pensiero di Marx e col marxismo. E questa qua è una cosa che Savorelli ha sottolineato e che è una cosa che si può fortemente ribadire, insomma. La maturazione del socialismo che è venuta nelle cose, nella lotta, nei fatti, nei confronti, no, di Labriola nel vivo, e altre cose che sono state per varie ragioni un pochino più intellettuali, libresche, non so come devo dire, no? Che sì, ha anche un suo valore questo. D'altra parte ci sono momenti diversa, ecco questo qua è una cosa che forse un poco è venuta a mancare, è ben nota, voglio dire, la maturazione del Croce su questa materia. La maturazione del Croce, anche l'aveva notato Garenne, addirittura appartiene alla memoria della storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte, perché lei viene richiamato, mi pare che non venga ricordato, in finale, una conferenza, credo, di Labriola sull'insegnamento della filosofia, proprio dell'insegnamento della filosofia, che la ricorda, ed è quindi una testimonianza del 93. E poi, come dire, c'è un passaggio molto curioso, diciamo, che lo dirò tra un minuto, di Croce, degli anni in cui faceva il letterato. L'infatuazione, proprio chiamiamola così, no? L'entusiasmo dei primi mesi, quando si è fatto già editore di Labriola, quando già se ne parla pure in giro a Napoli, ne parla Labriola anche in giro, e c'erano documenti anche di questa notizia, che il giovane erudito Croce si stava facendo editore, no? degli scritti del professore Labriola, che insomma, no, a Napoli non è che non fosse conosciuto nelle sue originali e coraggiose lotte, e riceve una famosa lettera di Nitti, come è noto, no? Del 1895, molto ironica, molto sfottente, diciamo, no? Caro Benedetto, va bene, quanto alla denominazione, risponde Croce, quanto alla denominazione di compagno, perché gli aveva detto caro amico, caro compagno, l'ha detto Croce, quanto alla denominazione di compagno, credo che per chiamarsi tale occorra appartenere all'organizzazione politica di un partito. Io desidererei acquistare una fede così piena da poter accettare in tutta la sua estensione quel nome di compagno. E chissà se non venga il momento, punto esclamativo. Ma per ora non mi sento abbastanza maturo. Quindi una risposta un po' per le rime,
come vedete Annitti. No, non è che mi dice, ma che dice, non raccoglie le ciance che senti in giro. No, 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 le cose stanno ben diversamente. E poi addirittura in quegli appunti autobiografici che poi sono stati editi e che poi sono tutti refluiti per raccomandazione della Foce stesso, nello scritto più ampio del 1915, nel contributo alla critica di me stesso, ma che intanto poi sono conservati, quando sono pieni di questa reiterata dichiarazione di Croce: io ormai sono militante del Partito Democratico e Radicale con grandi simpatie per il socialismo. Si descrive così nel 1903-4, no? Poi accade qualche cosa di diverso. Dico questo perché, lo dico forse un po' anche come indicazione di metodo, qua bisogna stare attenti a una cosa, che i comportamenti di Croce rispetto alla vicenda socialista sono sempre tenendo d'occhio Gentile, prima, dopo, quando che sia. Non è che hanno bisogno soltanto di riferimenti, come devo dire, più larghi. Che cosa faceva Croce? Perché lo anticipo subito. Croce, e in questo punto noi non sappiamo, perché come sappiamo c'era un intellettuale amico profondo di Croce, ma che era anche sempre legato molto a Gentile, che era Fausto Nicolini, che è in numero, sono in numeri le notizie anticipate che riusciva, che era rimasto Nicolini in rapporti strettissimi pure con Gentile, di notizie, anticipazione. Certo è che sa perfettamente per tempo Croce che Sansoni stava pubblicando la terza edizione di Fondamenti della filosofia del diritto di Gentile, dove 1937, dove imprevedutamente Gentile ripubblica dopo 40 anni la filosofia di Marx, quel libro che era rimasto sepolto, tagliato fuori, perché il modo come si zittisce Gentile sul marxismo, che lo aveva capito filosoficamente meglio di Croce, non c'è dubbio, proprio non è che dice ci sono esitazioni a capire questo, no, aveva capito perfettamente il carattere rivoluzionario della filosofia e della praxis. Mentre addirittura c'è un carteggio, quando esce anche questo, cosa che certamente Croce non ha dimenticato, aveva accolto a braccia aperte il giovane Gentile, gli aveva forniti tutti gli strumenti necessari di libri, di prestiti, di cose per preparare e prepararsi a Marx. E a un certo momento appare un anno prima La filosofia di Marx, con questo titolo, La filosofia di Marx senza incertezze da parte di Gentile, e Croce mentre non poté avere la stessa tempestività per una ragione precisa che una volta ha rilevato anche lo stesso Garenne, che in quegli anni si stava svolgendo a Napoli le celebrazioni per il primo centenario della rivoluzione napoletana del 1899. E Croce fu impegnato insieme a Cice ad altro, insomma, a preparare testi, a organizzare, insomma, dove è stato colto anche da Garenne una volta, che ha sentita questa democrazia, lui non tanto amico di Giacobini, Croce, no? Ma ha sentito in modo vibrante quelle celebrazioni, e perché dentro, aveva dentro già oramai, come dire, chiamiamola complessivamente, una sensibilità, una maturazione socialista in qualche modo, no? Che li faceva leggere la rivoluzione napoletana con l'ampiezza, con la sensibilità che forse non ci sarebbe attesi in un personaggio che non aveva mancato, come devo dire, di... Lui era più per le riflessioni di Cuoco sulla rivoluzione napoletana del 99, non certo per gli empiti rivoluzionari del 99, che sono un capitolo importante, secondo me, della storia meridionale. Il Mezzogiorno, vuol dire, voi pensate che si dice abbastanza che ha avuto una rivoluzione di 4-5 mesi eroica, con martiri, con tracce così profonde che possono rimanere in una coscienza anche popolare. E che poi insieme a questo ha avuto un decennio francese, che è una cosa un pochino molto atipica e molto importante per una maturazione di cultura, quel decennio francese, che ha lasciato traccia a Napoli perché era decennio francese, e questo significava un trasferimento, e che poi per primo ha una traccia di moto prerisorgimentale, i moti del 1920-21 a Napoli. Beh, queste sono sequenze storiche che secondo me difficilmente si possono trovare in altre parti d'Italia. Una sequenza di questo genere, no? Insomma, come devo dire, questa piccola gloria democratica del Mezzogiorno, che poi le cose stanno andando ancora oggi come vanno, e va bene, ma insomma, non è che questo ci può consentire di dimenticare questi passaggi che ci sono stati.
mi atterrò agli orari. Quindi questo qui vale anche come indicazione che io salto dei pezzi, di pensare sempre a questa perultima cosa che ho detto, informato certamente dal Nicolini, perché si hanno più tracce, più notizie, più indirette confidenze, insomma, che Nicolini è stato a lungo sempre legato a Gentile, quindi portava notizie, dava notizie, ma lo faceva non per fare lo spione, veniva naturale, insomma, sapeva che c'era stata rottura tra due grandi personalità che a lui avevano avuto sempre grande benevolenza, avevano guardato sempre con amore, con simpatia, insomma, con grande amicizia, quindi come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia. Quando Croce pubblicò la filosofia di Marx, non mancò di dire che questi libri, questi suoi lavori marxisti, li portava alle stampe e li chiudeva come in una bara. E giustamente Garenio, se una volta e parecchie volte si è schiusa sta bara, ed è vero, insomma, non quante volte, diciamo, no. Non per altro. No, dico questo perché noi non sappiamo bene, ci sono interpretazioni controverse su questa vicenda di come nacque e come morì. In quell'occasione giustamente si seppe che mentre tante lettere erano state tutte conservate dal Croce in un numero che non sa di precisare, non so se si è detto oggi, 109, ma parlavate di altri carteggi, mi pare, no? No, quelle erano le lettere inedite. Ecco. Ecco, avete detto, no, credo quelle Croce Labiolo sono di più quelle che ha conservato Croce. Allora sapemmo, insomma, quando come nacque e come morì, che dovrete Croce riprendere contatti con la vedova vivente ancora di Labiolo. E come sapete, questa cosa si fermò dalla terza nelle tipografie. Un'imposizione del questore disse no, si fermano, perché l'operazione che stava facendo non era di poco conto quella che stava facendo, stava pubblicando la concezione materialistica della storia, cioè i saggi di Labiola. Stava pubblicando in appendice a questa edizione i saggi di Labiola, stiamo parlando in pieno fascismo, anzi gli anni, come dire, del consenso fascista, no? Stiamo parlando 37-38. Stava pubblicando quindi il suo scritto Come nacque e come morì. Stava pubblicando, come dicevo, i saggi di Labiola, stava pubblicando un libro il cui titolo era estremamente significativo, la storia come pensiero e come azione. Queste tre cose insieme non erano un'operazione secondaria di questo schieramento crociano di testi, no? Era, come dire, un'operazione che non poteva sfuggire. Si seppe da principio che la questura di Bari aveva avuto direttamente non solo Amilcul Poppo, ma insomma il prefetto disse, e il questore, credo, insomma, dissero alla terza, è inutile che fai pressione, chi viene qui ogni settimana, dice che avete saputo, che avete saputo. Qui i divieti sono molto alti. Alla fine il questore stesso e il prefetto dissero potete partire, fu un'interruzione di 4 mesi, dove in questi 4 mesi, nell'ultimo mese di insofferenza, anche Croce, inviperito per questa cosa, minacciò per iscritto, non so se poi riuscì a esibirla alla terza questa cosa, che lui era già d'accordo per pubblicare in Inghilterra. Come nacque e come morì, e la storia come pensiero e come azione. E che secondo me era l'ultimo sforzo possibile che poteva fare Croce, non per aderire alla filosofia, perché il suo distinguo non lo poteva cancellare, alla filosofia, alla praxis, ma il massimo sforzo, lo stesso titolo, dire la storia come pensiero e come azione, significa una cosa precisa, ripeto, non dare questo titolo, ma che potesse confondere pensiero e azione, atto simultaneo della conoscenza che agisce, diciamo, no? Come del pensiero che opera, quella sintesi, quella che non la poteva fare, insomma, non la poteva fare perché aveva maturato un'idea di distinti un po' perniciosa per lui. Che poi sappiamo quante volte l'abbia calpestata pure, no? Il castello dei quattro distinti, insomma, poi se ne usciva fuori e poi svagava, insomma, no? In tanti documenti di biografie, di figure, di cose, insomma. È riuscito a cogliere l'unità, non le distinzioni delle personalità che studiava, no? La sintesi dell'operare. E c'è una lettera
questa ve la voglio dare, perché non so se, adesso credo che mi stia sbagliando, è una lettera che chiarisce molto bene il dissenso tra Gentile e Croce, 1899, resta molto sorpresa, non ne aveva avuto notizia, che stava, infatti poi ci sono notizie con un carteggio di Iaia e altro, insomma, che si fece in quattro per arrivare a pubblicare all'inizio del giugno del 99 la filosofia di Marx Gentile, no? Quindi l'ha avuta tra le mani Croce, per una persona che era stata tanto aiutata, tanto sostenuta, tanto che lo colpì. Lo colpì e lui fece un'obiezione che non so se questa sia stata abbastanza o attentamente studiata, che disse sì, sì, è riunito, fatto bene, però credo la filosofia di Marx, io proprio tengo a dubitare della filosofia di Marx, ancora molto legato alla visione più forte per lui di un Marx rivoluzionario, di un Marx storico della vicenda, diciamo così, in senso lato socialista e democratica europea, ma non proprio di un pensatore in quanto tale, di un filosofo coerente in quanto tale, ripeto, no? Come se questo aspetto lo riteneva deficiente. E beh, se voi vedete, qua intendiamoci, stiamo parlando di un giovane Gentile che oramai si era messo in un rapporto con Croce, aveva avuto protezioni e che di lì a un paio d'anni l'avrebbe avuto vicino alla critica, fondandola con lui in qualche modo la rivista, no? A un certo momento aveva fatto, e abbiamo i testi di queste, le riserve crociane sul fatto della tenuta filosofica, diciamo, che Marx a lui non sembra circolare in tutta l'opera marziana, per come lui l'aveva potuto studiare tutta o buona parte, che la tenuta teoretica, insomma, come devo dire, proprio strettamente non ci fosse. E poi vorrei dire, mentre lui addirittura aveva intitolato La filosofia di Marx, con coraggio Gentile, e il secondo saggio era La filosofia della praxis, proprio perché era fatto di due saggi il libro, no? Croce aveva detto non è un filosofo, ci sono anche incoerenze per un filosofo, non dice cose tutte coerenti, e quindi mentre dice cose che la sua personalità di rivoluzionario, le sue spinte reali sono tali da farne un vessillo, insomma, per il mondo del lavoro, ecco, questo qua non è che esitasse un momento a riconoscere questo, ma non ancora. E questa lettera è curiosa perché, certo, nelle produzioni di una mente superiore si difende Gentile dalla critica ricevuta da Croce. Certo, nelle produzioni di una mente superiore non c'è arbitrio, sconnessione, vera e propria incoerenza. Anzi, tutte le cose tendono ad armonizzarsi spontaneamente e formano un tutto unico, di cui nessuna parte è lecito ad essere rifiutata dallo storico, per quanto sia dato al critico di rompere, per quanto sia dato al critico il diritto, diciamo, di rompere l'unità originaria per scegliere tra i frammenti quelli che gli paiono più vitali. Ma a percepirlo, come dite voi, che stava nella lettera di Croce, a percepire bene un autore, bisogna tale quale fu, non certo come storico e come politico, ma come filosofo, altrimenti la percezione non sarebbe completa, non sarebbe vera percezione. Questo è certo linguaggio pure labirinziano, diciamo così. I suoi convincimenti filosofici, dice Gentile, si determinarono intorno al 45, in una forma sistematica detta materialismo storico. Se questo nome e sotto esso la sua dottrina non fu più dal Marx abbandonata, come è accaduto, mai abbandonata, io credo in verità che anche il Marx per tutta la vita si è rimasto persuaso che tutte le sue idee e storico-politiche si imperniassero intorno ad alcuni principi filosofici indipendenti e diversi da ogni altro corrente del sistema. Una critica, una lezioncina proprio, no? Di Gentile a Croce abbastanza dura. Croce non replicò più a questo. Però, 7 mesi dopo, uscì, oramai 1900, la raccolta degli scritti di Croce. Ebbe tempo in quei pochi mesi di dare una risposta in una nota. Decise di non replicare Croce, no? Sulle riserve, sulla filosofia, sulla tenuta filosofica di Marx. Perché si rese conto proprio in questo momento di scambio che avevo detto che era un nodo
non eludibile. Ma intanto non voleva immediatamente rimangiarsi posizioni su questo momento di Marx storico e Marx scrittore politico, insomma storico. E quindi per ora sembrava relegare a Gentile, per quello che sto per leggervi, in questa nota di pochi mesi fa rispetto alla lettera di cui vi ho detto. Nel volume che pubblicò, queste, già però nel Novecento, invece che nel 1799, credo nel febbraio del Novecento, se sul marxismo ci si voglia restringere alla sola dottrina della conoscenza, si potrebbe parlare con la Briola di un materialismo storico in quanto filosofia della praxis, ossia come di un modo particolare di concepire e di risolvere, anzi di superare il problema del pensiero e dell'essere. Il problema filosofico non da quattro soldi. La filosofia della praxis, aggiungeva questa nota, è ora studiata di proposito dal Gentile. E finiva. Non, insomma, come devo dire, cercava abilmente di raccogliere l'obiezione, di contenerla e dire ma c'è chi la sta studiando? Quasi quasi, insomma, il Gentile che soprattutto all'esterno voleva che apparisse sempre di questo giovane, era lui legato. Era lui... Che cosa è successo per cui anche di queste vicende del marxismo bisogna tenere conto? Avevo lasciato un po' di discorso a metà come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia. Anche qui lo scatto, come si diceva prima, mi ripeto per un momento per dire, ebbe la notizia alcuni mesi per tempo, perché fu non cosa facile mettere ordine anche a tutte le lettere che aveva di La Briola, che non pensavo dovesse avere un'utilizzazione sistematica in un saggio particolare, questo come nacque e come morì. La notizia che si poteva alla terza rimuovere, ristampare e stampare le opere, gliela disse, come dicevo prima, il questore, il codice, viene direttamente dall'alto sta cosa, noi abbiamo avuto notizie che potete stampare. Che cosa indusse Mussolini? Erano anni al consenso, non lo poteva turbare, si rendeva pure lui che erano anni molto buoni, che quel consenso era inutile a farlo scoppiare, insomma. Qua ci troviamo di fronte a cose che alle volte non si ricordano bene. Quanto si è letto di croce durante gli anni del fascismo. La storia come pensiero e come azione, 8 edizioni. Tutti gli anni. La storia d'Europa, 5 o 6. Beh, insomma, la circolazione è stata molto forte, quindi capisco pure un uomo col naso, credo, no? Un po' di capire la politica, di annusare, insomma, un pochino l'andamento dell'opinione pubblica. Creare un tafferuglio che effettivamente fossero usciti a Londra scritti perché la censura italiana non aveva consentito a Croce, che nei paesi anglosassoni, sia America, sia Inghilterra, aveva molta conoscenza, non conveniva, insomma, no, bisognava lasciare andare. Almeno io do questa conclusione. Però concludo veramente, avendo approfittato troppo della vostra attenzione, di che cosa? Un po' avevo annotato le cose pure quando sentivo Savorelli. Ma qua voglio dire che c'è verso la conclusione della grossa introduzione, oltre 50 pagine, di Garenne, artista di La Briola, no? Alla prima edizione, la raccolta degli scritti labriolani, e c'è un momento cui sa citare molto bene lui, anche se non dà poi indicazioni precise di quali, di dove bisogna, qual è la, dove si possono trovare. E dice, queste sono parole di Garenne, che commenta poi e poi introduce delle citazioni dirette alla Briola. Si era nata una nuova consapevolezza critica, una filosofia del mutare delle cose attraverso l'uomo che lavora e che lotta. Non ci si poteva ritirare e ricollocarsi fra le idee prima della lotta. Se si è convinti criticamente di una filosofia che il mondo si muove con la lotta, se il mondo, che chi lavora nella lotta trasforma il mondo, prima di questa trasformazione non è che si può abbandonare la lotta e rifugiarsi nel mondo delle idee. Infatti, le idee di coloro che prendono parte a questa citazione della Briola, le idee di coloro che prendono parte alla lotta presuppongono che la lotta sia necessaria e attuale, sempre. Croce, benché
tentò di ricostruire, di incorporare a un certo momento, il contributo alla critica di me stesso, parlando dei suoi lavori e dei suoi programmi di lavoro che aveva, c'è un rigo, forse, che dice: è così, anche il mio lavoro potrà tendere la mano alla praxis. Non è che dice altro nel 1915. Che vuole dire che non vuole più salvare la distinzione? No, non vuole dire questo. Dire che la storia come pensiero e come azione, ho scritto come titolo di un libro. Insomma, ho dato un modello, diciamo, no, di partecipazione di un certo tipo, e quindi questo tentativo non riusciva a reggere, cioè si capiva perfettamente, che il tentativo di Gentile di riportare la prassi all'atto puro e basta non bastava a fare questo, perché era facile criticarla questa posizione, infatti non resta nemmeno in Gentile medesimo, insomma, no? Erano comunque esigenze così gravi, così in fondo al loro modo attuali, perché chi oggi penserebbe più al rigore dopo tanti anche approfondimenti psicologici, dopo Freud, chi penserebbe più che ci può essere proprio una filosofia dei quattro distinti? Nessuno ci pensa più, no, voglio dire, ma nessuno pensa nemmeno di porre delle critiche, perché il corso delle cose, insomma, dagli approfondimenti di psicologia a Freud, insomma, questo saranno superati anche loro, ma hanno frantumato l'ipotesi di poter fare partizioni interiori di quel genere. E quindi spero di non vi avervi annoiato. Grazie. E vi saluto. Grazie.